il dipinto gioia di Plinio Nomellini per appagare la vista e il glicine in fiore per stuzzicare l'olfatto. Vere e proprie esperienze sensoriali sono state pensate per il pubblico e organizzate a Villa Bardini dalla Fondazione CR Firenze e dalla Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron. Esposto al pubblico dopo 30 anni, il quadro che ritrae Isadora Duncan è stato prestato dal proprietario Silvio Berlusconi per la prima mostra in Italia dedicata alla danzatrice americana. L'artista livornese realizzò il grande dipinto tra il 1913 e il 1914, dopo aver visto Isadora volteggiare le giadra sulla spiaggia di Viareggio. Non solo pittura, altra grande protagonista a Villa Bardini è anche la natura. La celebre pergola del glicine si è colorata di viola ed è pronta per essere fotografata. La novità di quest'anno è che sarà possibile partecipare alla gara tutta digitale hashtag Glicine Bardini Contest, al termine della quale verrà premiata l'immagine più bella pubblicata su Instagram. In aggiunta, dal 13 aprile al 25 maggio è previsto un programma di visite guidate con le architette paesaggiste di Memoscape, Claudia Mezzapesa e Elena Moretti, che racconteranno le curiosità botaniche e storiche del giardino. La massima fioritura è prevista la prossima settimana. Questa può essere davvero un'occasione imperdibile.